posso convincervi a comprare un detersivo come questo? Non è facile. Bisogna conoscere i meccanismi della persuasione. Quali sono le molle che ci spingono a fare una scelta? Per vedere come, siamo andati proprio in un supermercato. Ciao, eccoci qua a farci questa intervista, a parlare di spesa, shopping e non solo. Elisa, a te capita mai di trovarti davanti al frigorifero aperto senza sapere perché l'hai aperto? Sì, tante volte mi capita e mi ricordo la voce di mio padre che arriva e che dice: "Vedete quel frigo che consuma il doppio?" Ma anche adesso mi capita abbastanza spesso, insomma. E ciao Francesca, eccoci qui a farci questa intervista per il nostro canale di YouTube Donne Reali, a parlare di spesa, shopping e non solo. Senti Francesca, a te capita mai di trovarti davanti al frigorifero aperto e non sapere perché l'hai aperto? Sì, mi capita spessissimo. Momenti in cui appunto sono un po' agitata, tra l'altro, mi succede. Magari sto facendo una cosa, il cervello rovella su cose e mi ritrovo con l'anta del frigorifero in mano, okay. Sì. Salve, ciao Valeria. Ciao. Ciao, ciao Rita. Ciao. Insomma, eccoci qua a intervistarci, a parlare di spesa, compere e shopping. Mi chiedevo e volevo chiedere anche a te, ma che ci andiamo a fare così spesso nei supermercati, centri commerciali, outlet, tutti i giorni a lavorare e poi di corsa qualche ora là dentro? Saremo un po' matte? Sicuro. Senti, a te mai è capitato di trovarti davanti al frigorifero, aprirlo senza ricordarti cosa... perché l'avevi aperto? Che cosa cercavi? Sì, sì, mi capita. Non dico spesso, però mi è capitato. A me capita. È capitato, insomma, a casa di aprirlo e ricordandomi anche che cosa dovessi prendere. Cosa ci spinge a scegliere un prodotto invece che un altro? I nostri acquisti da cosa sono indotti? All'evoluzione della specie, perché quando si fa la spesa al supermercato è come quando l'uomo primitivo cacciava nella savana. E che tu sappia, succede anche a qualcun altro? Sì, sì, anche in questo giro di interviste è uscito che lo facciamo tanti, oserei dire lo facciamo tutti, però lasciamo il beneficio del dubbio. E che tu sappia, succede anche a qualcun altro? Ti è mai capitato di scambiartelo con un altro? Sì, con delle o colleghe oppure con le amiche, come mi dico, ma sai che mi è successo? Sto a perdere la memoria. Okay. Invece poi... Ecco, nella mia famiglia non, no, forse magari sono io che sono un po' più spadata e è capitato a me. Quindi lo apri e non ti ricordi perché? Non sempre, mi è capitato, sì, ecco, sì, che è successo, se no è qualche problema, sì. Però mi è capitato. Allo stesso modo ti capita mai di trovarti in un supermercato, in un centro commerciale e renderti conto che in fondo neanche lì ti serviva qualche cosa? Sì, mi è successo, che poi a parte mi succede pure con la spesa. Faccio sempre la lista e me la scordo sempre. Poi compro tutto, se rende quello che dovevo prendere. Ok, adesso poi parleremo di spesa. Ma e allo stesso modo, ti capita mai di trovarti dentro un supermercato o in un centro commerciale e renderti conto che in fondo non ti serviva niente? Ti è capitato? Sì, forse sì. O magari ecco, entri per, a volte si entra per una cosa e esci fuori con 3.000 prodotti che poi magari dici non ti servivano nel momento dell'acquisto, non era quello che tu cercavi, o comunque viceversa, e magari vai e devi comprare delle cose e poi stai lì, ti perdi e non torni a casa e non hai preso il prodotto che invece ti occorreva all'inizio. Perfetto. Pensi che in qualche modo questo ci consolida qualche cosa che ci manca? Ma non credo, no. Perlomeno per quanto riguarda me non credo che compro perché mi manca qualcosa, nel senso, no, per tamponare qualcosa, solo perché forse a me succede perché abito in campagna e non ho i negozi a portata di mano, e allora approfitto quando succede che mi compro quello che serve più oltre altre cose che... E non sarà che per esempio siamo alla ricerca di cose, cibi, ma non solo, per allestire continuamente il nostro personale supermercato casalingo? Sicuro, a me sì, per me sì, è sicuro, perché come ti ripeto, stando fuori e non avendo i negozi, per cui devo comprare cose per fare parecchie dispense. Ok. Perfetto.
Ma ti capita mai allo stesso modo di trovarti in un supermercato, in un centro commerciale e renderti conto che non ti serviva nulla? Sì, proprio alla stessa maniera. Io mi sono scoperta un sacco di volte in momenti appunto di difficoltà, soprattutto emotiva. Certo. Sì, mi sono ritrovata a girare dentro al centro commerciale appunto in momenti in cui non stavo bene con me stessa, come certo. È successo. Beh, almeno lì gli spazi positivi li pagano loro, e a casa nostra invece il frigo e anche tutto il resto ce lo mettiamo noi, come ben potete capire. Quindi, perché facciamo così secondo te? Pensi che questo in qualche modo ci consoli? E di cosa? In qualche modo mi hai già risposto, ma... Beh sì, credo che sia sia l'andare a aprire il frigorifero, come il girellare senza meta, senza scopo, nel senso che non mi serve niente, ma mi trovo a girare o tra i negozi o tra gli scaffali di un supermercato. La ruota del criceto gira, gira. Ci fermiamo solo per mangiare un po' di cibo, per dormire. E ogni mattina la ruota ci aspetta. Più muoviamo le nostre zampette, meno pensiamo. Un giorno scenderemo dalla ruota, apriremo la gabbia per inseguire i nostri sogni. Ma quando? Domani? Dopodomani? L'anno che verrà? Vecchi? Con la pensione minima? Qual è il momento giusto per cambiare e provare a vivere, se non ora? Come colmare, sì, un vuoto sarà anche esagerato, comunque un'ansia, certo. Cercando di placare un'ansia, quindi un qualcosa sì che ci manca. Senti, e allo stesso modo ti capita di trovarti in un supermercato o in un centro commerciale e renderti conto che non ti serviva niente? Sì, mi capita, anche se negli ultimi anni ho cominciato a farmi una lista, perché mi trovavo un carrello pieno di cose inutili e arrivavo a casa e mi godevo anche un po', perché avevo speso dei soldi che non avevo. Però anche adesso, quando mi sento un po' particolare, eccetera, mi capita di entrare in un supermercato e di prendere qualcosa che mi piace particolarmente. Ah, levarti una sorta di sfizio, praticamente. Sì, brava, sì, sì, come se... diciamo in qualche modo mi desse una consolazione, una cosa buona. Almeno lì nei supermercati gli spazi espositivi li pagano loro. A casa nostra invece il frigo e anche tutto il resto ce lo mettiamo noi. Ma perché facciamo così? Ce lo vogliamo chiedere? Che comunque appunto ci ritroviamo, come dicevi anche te poc'anzi, spesso con i carrelli pieni, e anche senza essere entrate appunto con un bisogno preciso. E mi stavi dicendo che questo pensavi in qualche modo ci consoli, tant'è vero che tu ti compri un regalino, ti fai un piccolo regalo così. E secondo te da cosa abbiamo bisogno di consolarci? Beh, forse da un isolamento che ormai è diventato, diciamo, tangibile. Poi non dimentichiamoci che non è che siamo infallibili, abbiamo i media, la televisione, i giornali che... come se volessero dirci che contiamo se acquistiamo, per cui anche l'andare al supermercato è diventato un modo per contare, per vedere chi siamo attraverso l'acquisto. Praticamente è come se dovessimo affermare la personalità, ma non sono una cosa finta, è ovvio. Parafrasando una famosa pubblicità, io sono perché compro. Brava. Vabbè. Consoli. In qualche modo. Vabbè, forse questo appartiene un po' alla categoria di noi donne, dal vestito in poi, insomma, siamo fatte un po' così, cerchiamo di comunque di avere un po' tutto, e magari nei momenti in cui uno è più giù di morale, per qualsiasi motivazione, è proprio studiato che magari, ecco, uno mangia e si abbuffa magari mangiando, consolandosi, o magari se ritrova qualcosa da parte, è bello andare a far shopping e spendere qualche soldo per avere quel qualcosa in più che poi sostanzialmente non occorre, però ecco, se paga magari dalla mancanza di quel momento. Benissimo. Tant'è vero, ti volevo... Sì. Adesso mentre chiudevi,
Mi è venuto in mente che in effetti poi è una ricerca, sia quella davanti al frigorifero che quella dentro a un centro commerciale o dentro al supermercato, è una ricerca, come dire, quasi sempre disattesa, frustrata, nel senso, appunto, apri il frigorifero e va a finire quasi sempre che smangiucchi qualche cosina, e questa cosa non è che ti fa stare meglio, anzi spesso è un problema. Certo, mangiare anche perché ringraziamo noi che abbiamo sempre il problema della dieta come donne. Bellissimo. Abbiamo questa fissa. E allo stesso modo dentro a un supermercato, dentro a un centro commerciale, sicuro che anche quando ce ne abbiamo pochi usciamo un po' alleggerite di portafoglio. Quindi insomma, ecco, è proprio quello che forse in qualche modo ci spinge a fare la comunicazione, quella che dicevi che siamo qui a mettere in discussione, no? Certo, queste cose che non reputiamo giuste, ma che comunque con un input sempre ansioso praticamente continuiamo a fare. Ecco perché ci troviamo qua e ci stiamo facendo delle domande tra donne, per capire cosa succede in realtà nelle nostre vite e nelle nostre case, a prescindere da quello che ci raccontano stampa, televisione, così. E quindi ci stiamo facendo delle domande tra donne vere, donne reali come me, come te, e che sono qui, ad esempio, come stasera, a parlare di spesa.